Il nuovo presidente della Repubblica, Kais Saied, ha prestato giuramento mercoledì davanti ai rappresentanti del Parlamento e alle massime autorità della Tunisia. Saied succede al capo di Stato ad interim, Mohamed Nasser, nominato nel luglio scorso, 90 giorni dopo la morte del primo presidente tunisino democraticamente eletto, Bej Caid el-Sebsi. Giuro di fronte a Dio Onnipotente di preservare l'indipendenza e la sicurezza della Tunisia, di rispettarne la Costituzione e le leggi, di servirne gli interessi e di rimanervi fedele, ha giurato Saied. Pressoché sconosciuto fino a poco tempo fa sulla scena politica e soprannominato Robocop per il suo modo di parlare, per le sue istanze anticorruzione, il giurista 61enne Saied è stato eletto con il 72% dei voti, battendo il controverso uomo d'affari Nabil Karoui, ribattezzato il Berlusconi tunisino per via dei suoi interessi nel settore radio-televisivo. Federalista in patria e panarabista in politica estera, Saied ha però sollevato polemiche per via delle sue posizioni favorevoli alla pena di morte e contrarie alla parità dei sessi.